Abbiamo la festa del Corpus Domini il 3 giugno. In quell'occasione tre parrocchiani riceveranno dal Vescovo il ministero straordinario dell'Eucaristia, cioè il mandato di portare l'Eucaristia agli ammalati, a coloro che non possono uscire di casa e recarsi in chiesa per la celebrazione dell'Eucaristia e per fare la comunione. È un dono grande per la nostra parrocchia. Abbiamo tante persone che sono ammalate, sofferenti, che non possono venire in chiesa, ma che desiderano ricevere il Signore Gesù. È un servizio per i nostri ammalati, ma è un servizio che rende ricca la nostra parrocchia. Cerchiamo anche noi di partecipare a questo rito che si svolgerà appunto giovedì 3 giugno in cattedrale. Abbiamo celebrato in queste domeniche la prima comunione per tanti bambini della nostra parrocchia, 40 bambini. Vissuto un momento forte, hanno partecipato con grande attenzione, hanno vissuto questo momento in modo forte e questi bambini hanno anche scritto alcuni sentimenti che hanno vissuto in questo momento di prima comunione. Sono talmente belli, significativi, che ve ne voglio leggere qualcuno. Diciamo che noi dobbiamo aiutare a crescere i nostri bambini, ma tante volte anche loro hanno tanto da dare a ciascuno di noi. I sentimenti di bontà, di genuinità, e questi sentimenti noi li troviamo in questi pensieri che loro hanno scritto. Caro Gesù, io oggi ti voglio descrivere i sentimenti provati per la mia prima santa comunione. Ti ho sentito molto vicino al mio cuore. Mi sono sentita protetta dalla tua santa anima. Mi sono sentita una piccola luce di cui ti prendi tanta cura. Per ultima cosa, quando ho preso l'ostia, anche se non ti vedevo, mi sembrava che ci fossi di persona. Un altro bimbo ha scritto: caro Gesù, sei arrivato nel mio cuore e io ti ho accolto a braccia aperte e ora sono riuscita a prenderti la mano come tu hai fatto con me. E per sempre riuscirò ad accoglierti col cuore aperto e profondo. Grazie. Ne prendiamo un'altra che dice: carissimo Gesù, sono felice di averti ricevuto in corpo e anima nell'Eucaristia. Il mio cuore esulta e mi sento sicuro in te. Ti chiedo di aiutarmi per le azioni future. Aiutami anche a pensare a te in tutti i momenti della mia vita. Ti faccio una promessa, ti pregherò di mattina e di sera, proverò a perdonare tutti come tu hai fatto sulla croce. Sono pensieri che ci fanno riflettere. La cerimonia della prima comunione potete anche vederla su Teleosservanza e sul sito di Teleosservanza. Abbiamo anche vissuto la festa della polisportiva, siamo alla fine di un anno pastorale, di un anno sociale e tutti i gruppi si ritrovano insieme per ringraziare il Signore e per concludere le loro attività prima del periodo estivo. Lo ha già fatto la polisportiva premiando i suoi atleti, partecipando alla Santa Messa. E sabato 29 maggio alle 20:45 ci sarà anche una
rassegna musicale di beneficenza. Tutto il ricavato andrà in favore del restauro della nostra chiesa. Voi sapete che la nostra chiesa ha bisogno di un intervento ed è un intervento urgente, quindi tutti i gruppi parrocchiani si stanno impegnando per collaborare a questo restauro. Per questo diciamo a tutti coloro che appunto si impegnano con tanta forza un grande grazie, un grazie da parte di tutta la comunità parrocchiale. Così anche il 2 giugno, in occasione della festa degli scout, la tradizionale festa del 40, è una gara canora, il 40 il gallo canta, che gli scout fanno ogni anno. E anche qui i giovani prepareranno la cena. Tutto il ricavato andrà sempre in favore del restauro della nostra chiesa. Abbiamo la festa del 6 giugno, prima domenica di giugno, la festa del Giulia Party. In quell'occasione vogliamo ringraziare il Signore per l'anno pastorale trascorso, in modo che tutti i gruppi insieme si ritrovano attorno all'altare di Gesù per dirgli grazie e anche per chiedere la grazia, la forza di vivere bene il tempo estivo, perché è un tempo forte per tutti i gruppi, perché ogni gruppo fa delle esperienze particolari durante il periodo estivo. Certo, non mancano altre attività nella nostra parrocchia. Abbiamo il centro estivo che avrà inizio con la fine dell'anno scolastico e sarà portato avanti per tutto il mese di giugno, di luglio e poi anche nel mese di settembre. Ci sono varie possibilità. Centro estivo che è presente in parrocchia ha queste modalità: dalle 8 alle 13 oppure dalle 15 alle 18, terza possibilità dalle 8 alle 18 di ogni giorno, col pranzo compreso. E poi saranno valutate anche singolarmente esigenze particolari. È una esperienza che abbiamo iniziato qualche anno fa e che quest'anno vorremmo, dopo l'esperienza degli altri anni, portare avanti con maggiore impegno. Ricordo anche le vacanze estive per i ragazzi presso, vicino al lago di Braies, in località Valpusteria, presso le Tre Cime di Lavaredo. Dal 28 giugno al 7 luglio è necessario prenotarsi. Così anche le vacanze estive per le famiglie in località Folgarida dal 22 al 29 agosto. Cerchiamo di partecipare. Sono momenti forti, momenti di vita insieme, dove si crea amicizia, solidarietà, dove ci si conosce in modo più preciso per vivere poi un anno sempre più intenso. A tutti auguro una buona settimana, che il Signore doni a tutti la salute del corpo e dello spirito. Volevo anche ricordarvi che il 31 maggio, l'ultimo giorno di maggio, mese dedicato alla Madonna, c'è tradizionale pellegrinaggio alla Madonna del Monte e anche qui vogliamo dimostrare la nostra devozione a Maria partecipando a questo pellegrinaggio. Abbiamo bisogno della sua continua protezione, perché appunto Maria col suo amore
ci sostenga e ci protegga, e in modo particolare ci aiuti sempre a camminare verso Gesù. A tutti un saluto, e un saluto francescano. Pace e bene.